viaggio di Maria Culema a Lourdes comincia di domenica dopo pranzo, anche se pranzo non c'è più perché non c'era tempo di farlo, nei cessi pubblici della stazione di Orvieto dove Maria procede alla vestizione. Prima entro in quello dei maschi, ma la vista dei fisciatori a muro la riscuote dal torpore, allora guadagna velocemente l'unico gabinetto da donna agibile, benché privo di serratura, su un pavimento striato di orme nerastre, su un bilico su una gabbia sola per limitare al massimo il contatto con le pozzette di piscio, senza sapere ovviamente dove poggiare i panni, dunque tenendoli in bocca come i cani, Maria indossa uno dopo l'altro il costume di ordinanza delle dame di carità. Sta vestaglia. Questo spettacolo è uno spettacolo su una ricerca, su una dama di carità che parte dalla sua città natale e affronta questo viaggio verso Lourdes, e innanzitutto un po', prima di tutto per litigare con il Padre Eterno, perché è morto il padre e in qualche modo c'è una ferita da sanare, e lei proprio ha voglia di andare di fronte a questa Madonna come messaggera, insomma, del divino, e dirgli perché è successa questa cosa a me. Però e oltre questo c'è evidentemente anche dell'altro nel desiderio di questa donna di andare fino a Lourdes, c'è una disposizione in cui lei si pone. Nello squallore di quell'obitorio ho dovuto fare il riconoscimento ufficiale di mio padre, Orso, il fantascientifico. Qui è anche strutturalmente, per come lo spettacolo, è, ha a che fare col sacro, cioè non è una dissacrazione senza un retro, senza un, ma appunto una dissacrazione che in realtà poi si rovescia nel finale di questo lavoro nel suo contrario, quindi in qualche modo anche le dimensioni più giocose in questo caso hanno sempre un loro retroterra, che è quello che striscia attraverso la musica in questo spettacolo, che alla fine esplode in... Sì, poi c'è questa musica che cita Andrea, che è eseguita dal vivo in diretta da Danila Massimi, che evidentemente è in sottotraccia, alle volte in completo contrasto con quello che Andrea racconta o incarna sulla scena. Salve a tutti, sono Don Fagiolo, il parroco di Cerreto di Spoleto, che vi accompagnerò in questo pellegrinaggio a Lourdes assieme a Sor Gerarda, che è qui a fianco. Dunque, per prima cosa vi invito tutti alla recita del Santo Rosario. Oggi è mercoledì e recitiamo i Mistori Gloriosi. Salve a tutti, sono Sor Gerarda dell'Ordine delle Sante Benedettine di Santa Caterina Montone. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona i nostri peccati, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Amen. È evidentemente il lato più spirituale, più sacro, la ricerca di Maria. Maria è il nome della protagonista, fin verso questa agnizione, insomma, finale che lei ha nelle piscine di Lourdes. Però nello stesso tempo è vero che anche nelle parole d'Andrea, pure in quell'ironia, pure in quella dissacrazione di cui lui parla, c'è comunque un sottofondo di dolore, di ricerca, di indagine su se stessi, che per cui questa conversione finale non arriva come, insomma, un fuoco d'artificio improvviso, è comunque preparata. Anche in questa dissacrazione c'è qualcosa di doloroso e quindi in un certo senso anche di più profondo, di più spirituale, di più interiore.